immerso nella dimensione transnazionale del nostro museo. Questa sala documenta i moti che attraversarono l'Europa alla metà del XIX secolo. Mi appoggio ad un torchio di stampa, che proviene dalla Vienna del 1848. L'argomento del dialogo odierno sarà proprio la libertà di stampa. Sappiamo che dopo le lettere patenti del 47 sarà lo Statuto Albertino a sancire finalmente questo diritto. Ovviamente lo sancisce nel suo articolo 28 con un perimetro molto stretto, cioè l'articolo 28 statuisce che la stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Nel marzo dello stesso anno una violenta manifestazione di studenti e lavoratori incendia le strade di Vienna per 2 giorni, costringendo Metternich alla fuga e ottenendo anche lì la libertà di stampa. Questo, come vi dicevo, è un torchio di stampa che arriva dalla Vienna del 1848. È con me, graditissimo ospite, che ringrazio enormemente per la sua cortesia e disponibilità, il direttore del TGR Piemonte, Tarcisio Mazzeo. Allora, direttore, parto con una domanda capitale. La libertà di stampa è stato uno snodo fondamentale della storia democratica nel corso dell'Ottocento. Possiamo considerarla ancora una pietra angolare del moderno vivere civile? Beh, più che possiamo, dobbiamo considerarla una pietra angolare perché è una condizione della cultura, della politica, dell'umanità, del pensiero assolutamente, assolutamente irrinunciabile. Lei ha citato quel 48 che poi è diventato anche un modo di dire, è successo un 48, tutto cambiava, tutto si muoveva, tutto si agitava, con le contraddizioni del tempo, i moti di Vienna, cominciati dagli studenti e poi proseguiti insieme ai lavoratori. Studenti e lavoratori in realtà erano due fasce sociali diverse e probabilmente non siamo sicuri che gli studenti si battessero per i diritti dei lavoratori. La libertà di stampa era uno dei diritti di un tempo in cui c'era chi rivendicava la libertà, anche la libertà dal feudalesimo. Erano le contraddizioni di quel tempo. In queste contraddizioni c'è l'articolo 28 dello Statuto Albertino che lei ha ricordato, in cui per la prima volta si fissa non un paletto di più. E si dice che la libertà di stampa fa parte della nostra storia, con dei limiti perché ne reprimeremo eventualmente gli abusi. Ci accontentiamo, direi, ci accontentiamo, ricordando che parliamo del 1848, che l'Italia era ancora da fare, che l'Europa era già nella testa di qualcuno, come si trova in qualche studio e in qualche riflessione degli storici, però era un mondo completamente diverso. Per cui il fatto che nel 1848 si stabilisse la necessità della libertà di stampa è un dato assolutamente fondamentale. Ce lo prendiamo così com'è con le limitazioni del tempo. Ne siamo assolutamente felici. Ecco, in una ideale traslazione spazio-temporale, al posto di questo vecchio torchio di legno, ferro e ghisa, avremo un computer, quindi avremo il web. Lei ha giustamente ricordato il perimetro stretto in cui il concetto di libertà di stampa si muoveva nel 1848. Oggi con il web siamo realmente, per quello che concerne la libertà di stampa, siamo realmente più liberi? Intanto, che cos'è la libertà di stampa? La prima riflessione è su questo. Che cosa intendiamo per libertà di stampa? È la libertà del giornalista di esercitare la sua professione anche. È la rappresentazione su carta,
per radio, televisione, sul web, della libertà di pensiero, l'articolo 21 che ci ricorda che tutti quanti abbiamo il diritto di pensare, il diritto di esprimere le nostre opinioni, che non è ammessa censura preventiva, insomma è un'affermazione totale di libertà, è anche questo naturalmente, sì. Io credo, da giornalista, che la libertà di stampa, come tutte le libertà, come tutti i diritti e tutti i doveri, li andiamo a toccare nel momento in cui ci arrivano addosso, nel momento in cui toccano la nostra vita, la vita di una comunità, la vita della gente, la vita di un popolo, la vita di un mondo. E dunque, la libertà di stampa da che lato mi interessa di più? La libertà di stampa è la libertà e il diritto del cittadino ad essere informato correttamente. La libertà, il diritto di informare, il diritto, il dovere del giornalista di informare ha un interlocutore privilegiato, doveroso e assolutamente irrinunciabile, e cioè il destinatario di questa informazione, quindi il lettore, quindi l'ascoltatore, il telespettatore, l'utente, il navigante nello spazio web, il cittadino. Dunque è il diritto del cittadino di essere informato correttamente. Il cittadino deve sapere che l'informazione che gli arriva è un'informazione pulita, è un'informazione corretta, perché è passata al vaglio dello strumento professionale che è nelle mani del professionista. Faccio una piccolissima digressione. Che cosa mi garantisce che la persona che mi sottoporrà un intervento chirurgico farà bene il suo lavoro? La convinzione, il fatto di sapere che è un medico, cioè che ha acquisito le competenze e le conoscenze per fare la cosa che sta per fare. Quindi il suo diritto di essersi formato, il suo dovere di essersi formato e naturalmente la libertà e i limiti della sua professione, ogni libertà ha anche dei limiti naturalmente, sapere che tutto questo è stato fatto bene mi autorizza a pensare che sarà fatto bene anche per me. Vale per il chirurgo che mi deve operare, vale per l'idraulico che mi deve riparare il lavandino. Io investo su di lui e mi aspetto che lui faccia un certo lavoro perché ha le competenze, ha le conoscenze, perché è il suo mestiere. Il fatto di sapere che la persona che ho davanti ha un mestiere, sa fare il suo mestiere, mi aspetto che faccia il suo mestiere, è questo che mi garantisce. Diciamo che per la libertà di stampa io credo che valga lo stesso ragionamento. Il cittadino si sente garantito, quando si sente garantito oppure no, dal sapere, dal pensare che ha davanti un professionista dell'informazione, dal quale si aspetta, al quale pretende che utilizzi gli strumenti della sua professione, le sue competenze. E il primo strumento è la deontologia, il rispetto delle regole e la correttezza e l'onestà con cui farà il suo lavoro. Tutto questo fa parte, secondo me, di un modo condivisibile di sentire la libertà di stampa. Ecco, direttore, vorrei che ritornassimo a delle considerazioni che avevamo fatto insieme, o meglio, lei mi aveva esposto nel mio ufficio prima di scendere nelle sale del museo, che io ho trovato molto interessanti. Mi piacerebbe che diventassero, che le mettessimo a fattor comune con chi guarderà, con chi seguirà il nostro dialogo. La censura. Ora, nominalmente la censura non esiste più, però lei mi diceva che comunque il giornalista, avendo una coscienza, un suo sentire personale e professionale, a volte può autoinnescare addirittura un meccanismo di censura che nessuno gli impone. Ma quanti nostri comportamenti nella vita quotidiana, nel lavoro che facciamo, ciascuno di noi, sono condizionati da pensieri altri, da prudenze, da paure, da preoccupazioni. Siamo persone,
siamo persone. La questione è come ci si rapporta con queste difficoltà. Allora, la censura non esiste per definizione, non esiste censura preventiva, lo dice la Costituzione, lo dice la legge, e a nessuno può essere impedito di stampare qualche cosa, e casomai lo verifichiamo dopo: se hai commesso dei reati pagherai per questi reati. Mi sembra un modo corretto di affrontare le cose, perché se da un lato dico che tutti hanno diritto a esprimere liberamente il loro pensiero, per poterlo eventualmente sanzionare devo prima conoscerlo, e lo conoscerò dopo che è stato stampato. Naturalmente stiamo molto banalizzando, ma il percorso poi sostanzialmente è questo, la ratio è questa: prima lo fai e poi eventualmente ne rispondi, ma prima lo fai stando dentro certe regole, perché per esempio nessun giornale può essere pubblicato se non ha un direttore responsabile e se la testata non è depositata in tribunale. Sono le regole con cui si fanno le cose, altro è il giornale, altro è un opuscolo, una cosa che io posso stampare e mettere nella cassetta delle lettere dei vicini. Stiamo parlando chiaramente di cose molto diverse. La censura a volte è una censura ufficiale. Noi sappiamo di paesi in cui la censura esiste, ci sono i giornalisti che sono stati uccisi, ci sono giornalisti che sono stati incarcerati, che sono tuttora incarcerati perché semplicemente hanno detto qualcosa, che hanno avuto il coraggio di dire qualcosa che era sgradito al regime, e magari parliamo di paesi in cui il regime è particolarmente duro, particolarmente severo, particolarmente attento e a ritenersi custode unico e assoluto della propria immagine, e costruttore della propria storia per tutti. Non siamo in questa condizione, naturalmente. Siamo in un paese democratico, siamo in un paese civile, un luogo in cui le opinioni si possono confrontare, e allora uno dice: che bisogno c'è? Perché ci si deve autocensurare? Ma esiste l'autocensura? Esiste l'autocensura. È un rischio al quale tutti quanti siamo esposti, ciascuno nella propria professione, nella propria attività, si pone un problema di questo genere. Il giornalista non se lo dovrebbe porre, però succede che il giornalista si ponga delle domande fastidiose, sì. Posso così riassumere: io quando scrivo, a chi sto pensando? A chi penso di dover rendere conto quando scrivo? Prima di tutto so di dover rendere conto a chi mi leggerà, a chi mi ascolterà, a chi mi vedrà. Il soggetto a cui io rendo conto è il cittadino che guarda il mio lavoro e ha tutto il diritto di giudicare questo lavoro. Io però ho anche un editore, e può succedere che io pensi all'editore, una cosa che può succedere, certo, è un fatto reale. Posso scrivere per fare un favore a qualcuno? Sono cose che avvengono. Facciamo finta che questo non sia, non è giusto. Sappiamo che la fallibilità è insita nell'umanità, e quindi le persone sbagliano, le persone fanno delle scelte che non sono giuste. A volte si allontanano dal dovere deontologico, cioè dal senso di rispetto delle regole. Sono cose che accadono, quindi perché negare che questo accada? Questo accade, però è la responsabilità delle persone. La paura, ci si autocensura per paura. Come si fa a giudicare? O come si fa a negare che questo avvenga? Ma come si fa anche a negare che ci sono persone, giornalisti, di questo stiamo parlando, che pagano con la vita o con condizioni di estremo disagio il fatto di avere coraggio, quando il coraggio, per esempio, è semplicemente essere in linea con la propria onestà personale, con il proprio pensiero, con le scelte che si sono fatte, con i valori, che sono prima personali e poi diventano professionali. Ecco, quello che le voglio chiedere è questo. La figura del giornalista nel terzo millennio
Perché a differenza dell'idraulico, no? Mi viene da dire, l'idraulico non me la può cambiare digitalmente la guarnizione che perde. Il medico mi può forse con le tecnologie moderne operare da remoto, ma io sono lì sul tavolo operatorio. Ecco, come è blindata, ammesso che lo sia ancora, la figura del giornalista in termini di professionalità, di skills riconoscibili, in un mondo dove, per definizione, lo dico in modo laico, non esprimo nessun giudizio, ma tutto sommato posso salire in ufficio e rovesciare sul web tutto quello che mi passa per la testa. C'è una serie di professioni che oggi si ritiene che possano essere fatte da chiunque soltanto perché c'è uno strumento che lo permette. Ed è come se avessimo tutti quanti introiettato l'enciclopedia medica, l'avessimo imparata a memoria e per il fatto di avere a casa l'enciclopedia medica, di essere appassionati di medicina e quindi di aver letto l'enciclopedia medica, fossimo tutti quanti in grado di fare una diagnosi. No, ci sono delle differenze. Qual è la professionalità? Banalmente è saper fare il proprio lavoro, perché la parola è molto come dire, rotonda e anche un po' grassa e si gonfia moltissimo, ma alla fine professionalità è saper fare il proprio lavoro. Allora, io non so fare il direttore di un museo e credo che occorrano anni, studi e competenze specifiche per ricordarmi a sapere tutto e saper dare un senso a quello che c'è qua dentro. E perché devo mettermi a fare un lavoro che non è il mio, soltanto perché magari tutto questo io lo posso ritrovare sul web e avere attraverso il web la possibilità di rielaborarlo, per cui spostare quel quadro da un'altra parte, prendere il torchio e metterlo in un'altra stanza, anziché il 48 lo metto nel 47 perché stabilisco che avevano già cominciato nel 47 a parlare di queste cose. Perché? Perché? Se io faccio questo arreco un danno alla cultura, ma non metto a repentaglio la libertà di nessuno, non metto a repentaglio cose complesse e delicate che sono quelle che hanno a che fare con l'informazione, con la conoscenza e con quello che tutto questo rappresenta. Il web ci illude di poter fare quello che noi non sappiamo fare. Questo cambia il modo di fare informazione, cambia il modo di percepire l'informazione, cambia anche la correttezza, cambiano le condizioni di correttezza che possiamo e dobbiamo pretendere. Faccio un esempio molto semplice. Noi che abbiamo qualche anno e che veniamo da un'informazione non in cui c'era meno tecnologia, ricordiamo per esempio quando uscivano i lanci di agenzie. E allora c'era il primo take dell'ANSA, dell'AGI, di quel che era, poi ce n'era un secondo, ce n'era un terzo, ce n'era un quarto. Il secondo take non smentiva il primo, non lo correggeva nemmeno, perché il primo magari c'era scritto che il signor Tizio è diventato presidente della Repubblica. La notizia flash. Poi il secondo take diceva che il signor Tizio ha 70 anni di professione, fa questo, appartiene a questo partito, quindi aggiungeva delle nuove informazioni. Il terzo ne aggiungeva altre ancora e alla fine c'erano 4-5 lanci, i famosi take, che davano la notizia completa con tutte quante le informazioni. Erano 4 lanci pensati come una notizia. Che partivano dal presupposto che tutte le informazioni erano corrette, verificate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che si metteva in rete, anche allora si diceva così, quello che si metteva in rete era tutto giusto, tutto vero, tutto fondato, semplicemente diviso in take per comodità di informazione. Oggi io ho una notizia, preso dall'ansia di arrivare prima di lei, la lancio. E magari questa notizia non è esattamente come, non l'ho potuta verificare, non ho potuto neanche fare 2 domande, semplicemente prevale la velocità,
prevale il bisogno di arrivare prima di un altro, per ragioni sulle quali si può discutere, ma adesso stiamo soltanto ragionando di questo percorso, per cui succede che la notizia, la prima notizia, poi viene modificata dalla seconda, perché la prima aveva degli errori o delle imprecisioni, per cui la seconda modifica la prima e intanto la sostituisce, la prima non c'è più, è diventata un'altra cosa, la notizia è cambiata. Un terzo intervento può completare, ma può anche ulteriormente modificare la notizia, per cui la prima e la seconda non ci sono più e la terza è cambiata. Allora, lei che ha letto il primo lancio, che ha letto il primo lancio e poi ha avuto altro da fare e se n'è andato, è convinto che le cose siano in un modo. E uno che arriva dopo e che legge il secondo ha già delle informazioni diverse rispetto alle sue, più giuste, più sbagliate, non ci interessa in questo momento, sono semplicemente diverse. E via discorrendo finché la situazione non si stabilizza, si fa il pezzo definitivo e a questo punto abbiamo il quadro chiaro della situazione. Siamo passati attraverso una serie di errori, una serie di false informazioni, non volutamente false, ma dettate dalla fretta. Quindi all'idea del rigore che ha informato la professione giornalistica fino a qualche tempo fa si è sostituita l'idea della velocità, che non sempre porta grandissimi vantaggi. Alla fine che cosa si è perso? Sono mancati i passaggi determinanti, sono quelli che fanno la differenza fra uno che si improvvisa a fare un mestiere e uno che quel mestiere lo conosce e lo fa. Questa è una profondissima differenza che altera certamente il racconto della realtà, che è il racconto della cronaca, il racconto della politica, il racconto dello sport, il racconto di qualunque cosa, perché toglie credibilità. Quello che un attimo fa era vero, un attimo dopo non è più vero. Non funziona così. Non è questo il modo in cui si possa garantire la libertà di stampa nel senso che dicevo prima, cioè il diritto del cittadino ad essere informato correttamente. Ci sono i tempi, ci sono le modalità, ci sono le regole. È libertà di espressione questa? È libertà di stampa? È informazione corretta al cittadino? Io credo che dobbiamo porci queste domande e pensare che la libertà di accesso, spalancare i cancelli, non significa riconoscere a tutti la possibilità di entrare dentro e di vivere correttamente, di condividere correttamente questo spazio.